Buongiorno, mercoledì 28 giugno, data a noi molto cara. Improvvisamente il mese di giugno arrivano dei fratelli spettacolari. E così è balenata l'idea di rifare la nostra Arista con la crema di fratelli, che esteticamente forse non è la più bella, ma è sicuramente una delle più buone. Ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino è... Ed eccoci, Arista pronta, ci dedichiamo alla crema di fratelli. Ogni volta che mi guardo intorno, ogni volta che non me ne accorgo. Ma proseguiamo con il banco, dalla cervellatina alla salsiccia, passando per la polpetta e la polpettina. Oggi la tagliata c'è con i peperoni e le olive, il nostro cheese stick, la toscana, il filetto di maiale perugino, le alette di pollo marinate e lo spiedino di carne bianca. Qualche vaschetta ancora con la tagliata di pollo, rucola e pomodorini. Diciamo che la prima parte di banco c'è. Proseguiamo con la seconda parte di banco, dalla chianina alla nostra cotoletta di vitello, passando per gli impanati, la trippa e il fegato. Diciamo che il banco l'avete visto tutto. Da questo momento in poi accantoniamo per un attimo la macelleria e parliamo di attualità, i due eventi più importanti, il nostro anniversario di matrimonio e la famosa diatriba della barca di Arnaud. Vi dico subito, a chi arriva questo punto, che i due fatti non sono correlati. Arnaud non era qua per il nostro anniversario, anzi, ci tengo a dire, anche se un giro in barca io l'avrei fatto, mia moglie non ci sarebbe andata lo stesso. Quindi andiamo avanti, il nostro anniversario sono 24 anni, ci fanno sforare leggermente nel mieloso stamattina, ma capite, per la mia giornata, per la salute della mia giornata, ho bisogno di scriverlo e di metterlo in grassetto. Per quanto concerne il fatto della barca di Arnaud, non perdiamo mai l'occasione di fare un passo indietro dopo le decine e decine di passi fatti avanti negli ultimi tempi. Ma Napoli è forte come noi e andrà avanti sempre. E ogni volta che non c'entro, ogni volta che non...